Con un risultato di sopra di ogni più rosea aspettativa, Gianfranco Comaschi è il neo sindaco di Ovada. Per lui numeri da record, con 68,05% e 3.712 voti. Risultato della lista Insieme per Ovada, io credo che abbia convinto appunto la lista che noi abbiamo presentato. Ho sempre detto che all'interno, oltre al coraggio di fare questa scelta con grande spazio ai giovani, c'era anche una forte componente di persone con esperienza, c'era una forte credibilità della lista, quindi io sottolineo che abbiamo sempre ragionato non della persona, non solo del candidato sindaco, ma del gruppo, della squadra di Insieme per Ovada, e quindi il risultato è questo, credo che la città lo abbia apprezzato. Nei primi giorni cosa farà? Quali provvedimenti prenderà? Noi abbiamo sempre detto in questo periodo di campagna elettorale che siamo per il fare più che per il dire, quindi adesso siamo alla prova appunto sul campo, sicuramente non perderemo tempo, cercheremo di arrivare all'insediamento della nuova amministrazione rapidamente. Io credo che uno dei problemi principali sia proprio quello dei tempi lunghi dell'azione amministrativa. Noi dovremmo cercare di essere subito pronti a fare le cose che servono. Indubbiamente ci aspetta il funzionamento della macchina amministrativa, ci aspettano le cose della quotidianità, quindi i buchi sulle strade, lo sfalcio dell'erba, eccetera, e naturalmente cominceremo poi con qualche tempo più lungo a ragionare sulle cose invece quelle che riguardano il futuro della città. Delusione per i due contendenti di Comaschi, Angelo Loris Priore e Ivana Nervi, che comunque si sono subito complimentati con il neo sindaco. La divisione fra le forze di centrodestra non ha pagato e non è stata capita dagli elettori. Per primo Ovada e Ovada nel cuore, risultato ben al di sotto delle aspettative, che anche sommato è lontano da quello raggiunto da Insieme per Ovada. Ci aspettavamo qualcosa in più. Come ho già detto ad altre emittenti, la nostra sarà sicuramente un'opposizione costruttiva, ma un'opposizione anche all'opposizione che ci ha contrastati, quindi vogliamo marcare il nostro terreno, il nostro cammino e andare avanti sulla strada della proposta. La nostra comunque sarà un'opposizione, sicuramente continueremo sulla strada della proposta, crediamo in quello, andremo avanti con quello. Ecco. Un po' delusa sì, però potevamo anche aspettarcelo proprio perché eravamo neofiti di questo. Di certo è stata una bellissima esperienza, abbiamo imparato molto e comunque già ancora prima di oggi sapere i risultati abbiamo deciso che comunque noi non abbandoneremo questo percorso. Faremo quindi un'opposizione costruttiva per l'interesse della nostra città.